Ci mancava solo questa. Il ballo d'inizio scuola. Beh, perché sei così agitata? Perché io quest'anno inizio a Moontown. E avevo già abbastanza agitazione al riguardo. Ma è solo una scuola come un'altra dove ci si mette la divisa. No. A Moontown va solo il meglio del meglio di Rainbow City. Sì, certo, è quello che raccontano i vostri genitori per fargli spendere di più. Concordo. E comunque, avete sentito Melanie? Io mi vedo dopo con lei. Ah, sì? Sì. No, a me non risponde al cellulare. Tipico. Fa la sostenuta. E a quanto pare ora è troppo impegnata con nostro padre. Dovrebbe ringraziarci per averla spinta a tornare da lui. Cosa? Mamma! Ho visto Melanie un po' strana in questi giorni. Credevo volesse andare da suo padre di sua spontanea volontà, anche per allontanarsi un po' da me, e invece gliel'avete chiesto voi? Non chiesto, no. Gliel'hanno suggerito, dopo che ti aveva accusata, ingiustamente, certo, di aver baciato papà. Oh, cielo. Beh, Mike, ora non tirarti fuori. No, io me ne tiro fuori, invece, perché non avevo ancora la memoria. Ma... non è quello che avevi detto a tutti. L'avevo detto per far sposare mamma e... Ah, sì, certo, ok, bene, allora siamo tutti dei furfanti qui. Ma il comune è mezzo gaudio. No, Claudio? Ah, sì, certo, peccato che voi siate la sua famiglia di sangue, quindi con voi chiarirà sempre. Quello che ci andrà di mezzo di brutto so io, come sempre. Beh, questo perché come sempre fai scelte discutibili, amico mio. Mike, per favore. Te ci mettere pure tu. Scommetto che è stata una tua idea, Mimì. Sì, e allora? Volevo solo che in questa casa regnasse un po' di serenità senza tutte le paranoie di Melanie. Ma come? Siamo una famiglia, Mimì. Di queste cose se ne parla, si risolvono, non si mandano via le persone. Ma tu hai detto che eri arrabbiata con lei? Beh, certo, ma poi ovviamente avremo chiarito. Beh, alla fine comunque sta passando del tempo con papà, quindi non è andata poi così male. Concentriamoci sulle vittorie, dico io. Tanto è come ha detto Claudio, siamo la sua famiglia. Tanto è come ha detto Claudio, siamo la sua famiglia, ci perdonerà sempre. Che gioia, che gioia, che gioia! Sapete che cosa amano in questa città più dei drammi? Le feste a tema! E anch'io! Soprattutto perché questo significa più lavoro per me, dovrò preparare tanti cupcakes! Cioè, io non ce la faccio, la scuola di Moontown per l'inizio della scuola organizza un ballo a tema Wonderland, mentre io il primo giorno di scuola avrò ad aspettarmi la professoressa di matematica che già vorrà correggere i compiti, che già vorrà dare tanti compiti, eccetera. Cioè, ragazzi, ma com'è ingiusta la vita? Ma dai, Jenny, la nostra scuola a Soundtown non è poi così male, a me piace tanto. Vabbè, Candy, tu sei una di quelle strane persone a cui piace studiare e non fai numero. E comunque ogni studente ha due inviti. Io sono stato invitato da Ricky. Io da Cosmo. E io e Melanie da Marine. Già. Piuttosto, questa notizia non sarebbe dovuta uscire sul blog, perché io faccio parte del comitato organizzativo del ballo ed era ancora un segreto. L'hai detta a Nobu? Sì, ma come confidenza al mio fidanzato. Beh, il tuo fidanzato però è il proprietario del blog di gossip della città. Se c'è una notizia che non c'è ancora in giro, è più che giustificato che lui la scriva. Dovrò stare più attenta a quello che dico in sua presenza. No, aspettate, fatemi capire. Quindi c'è ancora un invito a disposizione ed è quello di No Ricky. Ya, Jenny, dai, Gennarino, ti prego. Dai, fratellino del mio cuore, ma dai, ma per favore, va bene. Yeah! Veramente? Mi hai chiamato fratellino del mio cuore. E comunque Ricky ci aveva già pensato a invitarti. No, vabbè, so il miglior cognato del mondo. Ecco qua, tanti saluti al fratellino del mio cuore. Perfetto, devo subito cercare l'outfit. Jenny, dovresti... Però devo prima finire il mio turno, giustamente, giustamente. Oh, hai perso di nuovo. Ti piaceva giocare col Mike senza memoria, eh? Vabbè, solo che c'ho la testa da un'altra parte. Ma tua sorella che problema c'ha con i messaggi?
Chi, Melanie? Claudio non ha nessun problema con i messaggi, ha un problema con te. No, Claudio, mi spiace, eravate così affiatati. Usiamo ancora, Ricky. Ok. Devo solo farmi perdonare una cosa e... Oh, te non è che potresti scrivermi qualche frase romantica? Ma dai, Claudio! Cioè, devi farti perdonare da Melanie? Vuoi farti perdonare con le frasi di qualcun altro? Beh, non di qualcun altro, del più bravo scrittore della città. Adulatore. A proposito, ho saputo che hai invitato gente al nostro matrimonio. Che? Eh? Ma quando mai? L'ho detto scherzando, ho detto quando poi sarà, se sarà il matrimonio mio e di Righi, ho detto poi sarà un matrimonio alla napoletana e... Allora mi tocca avvisare i miei genitori da ora. Vabbè, che ne sai se siamo ancora insieme? Guarda, per me puoi già iniziare a pensare al menù. Se smancerie potete fare un'altra parte che qua vogliamo giocare. Sei solo geloso che loro stiano bene mentre tu e Melanie non fate altro che litigare. Non è vero. Vi siete lasciati a riprese più volte di tutti. Ma dai, ma per favore, quel record l'avete battuto tu e Glitter. A proposito, ma voi ci verrete al ballo delle meraviglie? Se c'è Glitter no. Ma che razza di ragionamento è, Mike? No, sul serio, voglio stare lontano da quella ragazza il più possibile. E perché, scusa, che t'ha fatto? Ti ricordo che quando avevi perso la memoria lei ti è stata vicina. Certo, per poi pugnalarmi alle spalle. Ma Mike doveva per forza dirlo a Cosmo, è il suo fidanzato. Tu da fidanzato non avresti voluto la verità? So quello che avrei voluto da amico, Ricky, e lei non si è comportata da amico. Perché te sì? Ti sei comportato da amico chiedendole di mentire al suo fidanzato, ai suoi amici e a tutti gli altri? Ricky 1, Mike 0. Io, ragazzi, io vado. Ma aspetta, Jimmy, tra poco è il tuo turno e dobbiamo ancora fare la partita a squadre. Jimmy! Qualcuno gli dovrebbe parlare. Io ci ho provato. Beh, Mike, ora ti è tornata la memoria, quindi... Sì, sì. Gli parlerò io. Quindi tu hai gli inviti per il ballo? Certo. E noi siamo amici? Non è un bell'ambiente, Sabrina, ma se proprio ci tieni... No, grazie, Nobu, grazie di cuore, sì, ci tenevo moltissimo. Vado a scegliere l'outfit. Grazie per aver fatto girare la notizia del ballo. Di nulla, Blair. È stato un piacere. Oh, lo è stato anche per me, sai? Un vero piacere poter avere la scusa per buttare fuori dal consiglio studentesco la tua Marina. Cosa? La notizia del ballo non sarebbe ancora dovuto uscire. Ho portato le prove, e cioè il fatto che è fidanzata con te al consiglio studentesco. Hanno fatto 2+2 e ha approvato la mozione per buttarla fuori. Lei questo ancora non lo sa, ma ehi, potresti scriverlo sul tuo blog in anteprima. Che scoop, eh? Oh no. Ehi, Jimmy. Ciao, Glitter. Tutto bene? Sì, dai, un po' in ansia per l'inizio della scuola, ma bene. Tu come stai? Alla grande. Beh, non mi pare. Perché? È che non ti vedo più uscire con noi e... Ecco, la tua presenza mi manca tanto. Oh, grazie, Glitter, è che sono stato molto impegnato, sai, dovevo aiutare mio nonno, tra poco c'è la vendemmia. E... Jimmy, perché hai lasciato Candy? Perché lei con me non stava più bene. E questo... Te l'ha detto lei? No, non c'era bisogno di dirlo. E in che modo te l'ha fatto capire? Perché, insomma, mi sembrava andasse tutto bene. No, il nostro rapporto andava, ma non andava bene. Non sembravamo neanche fidanzati. Cosa? Ma non è vero, Jimmy, se eravate una delle coppie più dolci in assoluto. Lei meritava... merita qualcosa di più di me, Glitter. E questo immagino l'abbia deciso sempre solo tu. Sì, perché lei è troppo buona, sarebbe rimasta con me solo per... Jimmy!
Non osare dire questa cosa di Candy. Lei non starebbe mai con una persona che non le piace o per cui non prova nulla solo perché... per cosa? Per paura di lasciarla? No, Candy è la persona più leale e valorosa che conosca. Lei ti amava, Jimmy, ti ama ancora. E penso che... Ehi, e tu che ci fai qui? È il parco di Sandtown, Mike. Ci vengo spesso e sto parlando con il mio amico Jimmy. Ah, certo. Beh, allora ci vediamo dopo, Jimmy. Ricordi quant'era bello prima? Quando eravamo più giovani e eravamo io, Candy, te e Mike. Il miglior periodo della mia vita. Sì, è stato un bel periodo, Jimmy, ma... nella vita ci sono i cambiamenti, si va avanti e non significa che non ci saranno altri momenti belli. Sta a noi volerli vivere, Jimmy, i momenti belli ce li costruiamo da soli. Quindi non continuare a negarti e a negare a Candy la felicità che vi meritate. Ora vado, Mike è ancora là, evidentemente sta aspettando che io finisca di parlare con te, quindi ci si vede, Jimmy. Che c'è, ora il radar anti-glitter. Ciao, Rebecca. Ciao, Marin. Oh, darling. Mi dispiace così tanto. Per che cosa? Oh, vero, la regina ci ha lasciati. Ci sono stata molto male. Sì, anche per quello, ma principalmente mi riferivo al fatto che non fai più parte del consiglio studentesco. Cosa? Non solo faccio parte del consiglio studentesco di Moontown, ma sono anche uno dei membri onorari. Il ballo lo sto organizzando io. No, Marina. Blair me l'ha detto poco fa. Sai, ecco, stata sollevata dall'incarico, sai, per la tua relazione con lo scrittore. Non ci posso credere. Ehi là, ragazza unicorno! Come butta? Oh, ciao Willy! Tutto bene, sono andato a prendere altre cose per la scuola. Ah, ma ti piacciono proprio! In effetti devo prendere anch'io ancora qualcosina, possiamo andare insieme? Dai, non dirmi di no, ragazza unicorno! Mi spiace Willy, io non volevo essere scortese quando ecco, non ho accettato il tuo invito a ballare, che davvero non... Ah, tranquilla. Però sì, cioè se devi andare in cartoleria, va bene, andiamo insieme. Grande, poi magari ci prendiamo un bel frappè da Alice, eh? Mi sembra un'ottima idea. Tu sei, aspetta, Gennarino. Gennarino, sì, sono io, Gennarino, il miglior amico carino. Allora andiamo tutti insieme? Devi prendere anche tu le cose per la scuola? Sì. Tantissime cose, le penne blu, le penne rosse, le penne verdi. Ah, bene, allora andiamo. Prego seguitemi, conosco tutte le migliori cartolibrerie della zona. E così siete amici voi due? Sì, sì sì. No, intendo siete amici. Amici e basta. Certo amico, amici e basta. Per tutti i conigli col panciotto dovremmo fare 5 torte, 500 cupcake. Oh, a proposito, hai già invitato Daisy? Per cosa, Alice? Io non frequento più Moontown. Oh, giusto. Ma lei sì, quindi ti inviterà lei? Oh, sarete una coppia meravigliosa al ballo delle meraviglie. Non penso. A Daisy non piacciono i balli e... spero tanto non lo faccia. Dici che lo farà? No. Perché? Che c'è di male? È che a quel ballo ci saranno anche i miei genitori e... Oh, non hai ancora risolto con loro, biscottino? No, cioè sì, diciamo che accettano che io stia con Daisy purché loro non ci vedano insieme, che io non mi faccia troppo vedere con Daisy. E questo Daisy lo sa. Io gli ho detto che ho parlato con i miei genitori. Ok, questa cosa mi sa di ricetta venuta male, biscottino, quindi... farei un'altra infornata. Daisy ti inviterà.
Betty, con tutto il rispetto, non impicciarti. Certo che no, sei così brava a fare i pasticci da sola. Io sarò lì buona buona a godermi lo spettacolo. Ci sarai anche tu? Certo, io frequento Moontown. Tanto Daisy non ci andrà, lei odia queste cose. Ma ci saranno le sue amiche, sicuramente la convinceranno. E tu dovrai dirle la verità. Ecco, volevo solo che tu sapessi, Melanie, che io con questa decisione non c'entravo nulla e che ti ho perdonata per quello che mi hai detto. Io e Cesare ora siamo sposati, il matrimonio è stato meraviglioso, tu eri bellissima. Va bene così, mamma, non preoccuparti, davvero. Beh, Cesare dovrebbe rientrare tra poco. Vuoi rimanere a cena? Oh, no! Ho già un impegno con papà, mi accompagna a scegliere l'abito per il ballo. Ah, ci sarai anche tu? Certo, Mimi. Ma tu non frequenti più Moontown? No, ma papà vuole che ci siano tutti i suoi figli. Capisco. Beh, io ho già scelto il vestito con Jenny e Nebula. Ottimo. C'è altro che vuoi dirmi, Mimi? Scusami, ho proposto una soluzione sciocca. Saresti dovuta rimanere qui. Scusi accettate. Beh, tutto è bene quel che finisce bene. Mel, accetta anche le scuse di Claudio, per favore. Certo, sì. Buona serata. Sono tornato. Oh, Mel, sei tornata? No, stavo giusto andando. Per favore, possiamo parlare un attimo? Ok, va bene, andiamo sopra. Dimmi, Claudio, sappi che ho poco tempo, ho un appuntamento con mio padre per l'abito del ballo. Ah, ok. Io non sono ancora stato invitato al ballo. Beh, sai, è che ci vado con mio padre e non vorrei elementi che potrebbero turbarlo. Sai, è un po' il ragionamento che hai fatto tu con... Sì, ho capito la frecciatina, con tutto l'arco e il resto. Io, in realtà, t'ho preso un regalo. Ah. Tieni. Ma è un basco francese. Sì, ecco, se mi permetti... Certo. Perfetto. Vado a vedermi allo specchio. Ah, ma è carinissimo! Sì, mi sta bene. Dio, che bello. Cosa? Il cappello? No, il tuo sorriso, e non lo vedevo da un po', soprattutto con me. Mel, so che te l'ho già detto, ma mi dispiace. Sì, me l'hai già detto. Beh, però dovresti dirmelo, se mi perdoni, perché questo cappellino sia ancora più dolce e... un po' difficile starti lontano. Io ci sono rimasta molto male per quello che hai fatto. Lo so. E mi sono sentita tradita. Cioè, io sono proprio stupido, hai ragione. E non lo farai mai più, vero? Assolutamente no. Ti prometto che ne parleremo insieme la prossima volta. E t'ascolterò. Mi ascolterai? E starai dalla mia parte? Sempre. Ora si è fatto tardi, Claudio. Devo andare. No, te prego, non mi fa questo. Penso proprio di sì. Va bene. Va bene. Sei la mia artista. Cosmo! No, boh. Oh, finalmente! Come ti senti, amico mio? Sto meglio, grazie. Sicuro? Sì, sicuro. A te come va? Mi trovi in un momento un po' complicato. Ma dai! Ho fatto un casino, Cosmo, un vero casino. Come sempre. Solo che questa volta c'entra Marine. Come sempre. Ok, l'ho fatta cacciare fuori dal...
dal consiglio studentesco di Moontown. E tutto perché ho fatto uscire la notizia del ballo delle meraviglie che mi aveva confidato lei. E non so proprio come risolverla. Io e quella gente proviamo un odio reciproco, capisci? Ma tu non studi a Moontown? Sì, però da sempre sono in lotta con i principi dell'alta società. Certo, beh, io in quanto nobile invece sono molto ben visto dal consiglio di Moontown, quindi vedrò che posso fare. Oh Cosmo, grazie, mi stai salvando la vita. Come sempre. Sì. Beh, vado da Glitter. Ok. Glitter, Mike, che c'è? Non posso percorrere il sentiero per tornare a casa? Vuoi andare prima tu? Volevo ringraziarti per quello che hai detto a Jimmy. Non sei un po' cresciuto per spiare le conversazioni dagli alberi? No, per niente. Ah, ok. Beh, comunque buona serata, Mike. Glitter. Scusa, è che ho capito qual è il nostro problema. Bene, allora prendo carta e penna, visto che sarà lunga la cosa. Il fatto è che io e te non ci siamo lasciati come si deve. Scusa? Abbiamo litigato, ci siamo allontanati, ma secondo me, prima di ricominciare davvero, dobbiamo mettere la parola fine a noi. E dobbiamo farlo nel modo giusto. Del tipo, Mike, io oggi decido di lasciarti per sempre. Una cosa del genere, sì. Ok. Se questo può servire a farci stare di nuovo in pace con i nostri amici, va bene, Mike, facciamolo. Bene, allora, dunque. Glitter, io ti lascio andare per sempre perché... Ti ricordi perché ci siamo lasciati? Perché tu passavi tutto il tuo tempo con Sabrina e ti sei allontanato da me. Hai fatto la stessa cosa tu con Cosmo. No, solo dopo che tu... Va bene, ok. Quindi cosa? Ti lascio per sempre perché gli altri ci hanno allontanati? Immagino sia ti lascio per sempre perché con te non stavo più bene e... E sì, questo. Ti lascio per sempre perché con te non stavo più bene. Ok, se questa è la verità... Certo che è la verità. Bene, perché altrimenti, sai, non vale la cosa. Beh, dillo. Glitter? Sì? Ti lascio per sempre perché... Perché con me non... Senti, lasciamo stare. Pessima idea, ci siamo già lasciati, ok? Basta. Hai fatto tutto tu, Mike. Sempre. Hai fatto tutto tu. Ah, certo, quindi la fine del nostro rapporto è solo colpa mia. Cielo, di nuovo! So che è brutto da dire, ma ti preferivo senza ricordi. Oh, ovvio. Così potevi imbambolarmi di nuovo. Buona serata, Mike, e a mai più rivederci. Segnerò i luoghi dove vai e non mi vedrai mai più. Perfetto! Ottimo! Addio! Addio! Ehi, straniera, hai fatto tardi. Scusa, Cosmo. È stato Mike, voleva trovare un modo per chiarire fra noi due, ma alla fine ha fatto peggio. Ecco, voleva che ci lasciassimo. Voi vi siete già lasciati mesi fa e tu ora stai con me. Sicura che abbia recuperato la memoria? Sì, sì, no, è che... Voleva farlo nel modo giusto, ecco. Secondo lui non riusciamo ad andare avanti perché non abbiamo messo una parola fine... E quindi, insomma, era un ragionamento abbastanza contorto, però poteva funzionare, solo che non ha funzionato. Capisco. Beh, comunque non parliamo più di Mike. Tu come ti senti? Meglio, grazie. Giusto in tempo per ricominciare la scuola. Sicura di non voler venire a Moontown con me? Te l'ho già detto, potrei farti... No, Cosmo, davvero. Mi è bastata l'esperienza che ho fatto a Moontown. Sto bene alla scuola di Sandtown. Ok, mi è mancato vedere la luna. Non potevi vederla dalla tua finestra? Non mi riferivo a quella. Jenny, hai già cambiato idea 300 volte sull'outfit. Hai ancora tempo. Tempo? No, 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 no. Allora, tu non hai capito niente, io li devo ordinare, perché poi me li devo provare tutti, devo vedere in foto come vengo, devo vedere se sono instagrammabili, fare tutto questo casino qua. Ciao Candy, ciao Gennarino. Scusa, noi qua staremo chiudendo.
Oh sì, lo so che ho visto che ci sono ancora alcuni pasticcini, vorrei portarne qualcuno a mia madre. Ok, però vediamo di scegliere in fretta, perché qua, insomma, abbiamo anche delle cose da fare, delle vite da vivere. Oh sì, ho sentito, sei in crisi con lo shopping, ragazza. Allora, prima di tutto, signorina Jenny, per chi non conosco. E poi, guarda che scegliere l'outfit giusto sarebbe il mio secondo lavoro, perché sono un influencer. Secondo lavoro, certo. Scusami? Qualcosa da dire contro le influencer? Oh, no, di certo, se quella è la tua aspirazione nella vita, sorella. Allora forse non ci stiamo capendo. Non sono tua sorella, non sono tua amica. Sì, ho capito. Signorina Jenny, e comunque prendo due cupcake al cioccolato. Subito. Fa sempre così? Sempre. Ehi, Neb. Mike, ciao. Ecco qua. Qua dobbiamo chiudere, ragazzi, ma ce le avete delle case a cui tornare? In annaggio capito stufat. Potresti incartarmeli col fiocco, signorina Jenny? Perché così non vanno bene? Dai, voglio fare un regalo. Va bene, incartiamo. Neb, sono venuto qui per dirti una cosa. Che faccia che hai, Mike? Hai bisogno di un frappè? Siamo chiusi! Domani, magari? Io non faccio più niente, ho scattato l'orario di chiusura, non faccio più niente! Non ti viene il fiocco? Non mi viene perché sto sangue! Perché lo stai facendo col cellulare in mano? Non c'entra niente? Hai presente la richiesta che mi hai fatto al matrimonio di mia madre e Cesare? Sì, ma è che io non mi aspetto che succeda da un giorno all'altro e non posso. Tu avevi ragione. Non posso farlo. Ma spero, vorrei continuare a essere mia amica, Neb. Sì, amici. Amici. Ciao, Jenny. Ciao, Willy. Ciao, cugino. Ah, sì, tu sei il cugino di Mike. Quindi sei Martinez? No. Mia madre è la sorella gemella di Clara, quindi non c'entriamo assolutamente niente con i Martinez. Ah, ho capito. Che c'è? Visto che non sono ricco e sono meno sexy per te? Guarda, caro, per essere meno sexy dovresti essere un minimo sexy per me e visto che non siamo nemmeno arrivati a quel minimo, Capito. I tuoi cupcake col fiocchetto. Grande, grazie signorina Jenny. Ci si vede. Possibilmente non all'orario di chiusura, grazie. Ok, benissimo, tutto fatto. Possiamo andare, Stellina. A proposito, che ti ha detto Mike? Oh, nulla di nuovo. Assolutamente nulla di nuovo.